Oggi per presentare questo libro Edi Cusano abbiamo voluto proprio la compagnia del nostro filosofo di riferimento Niccolò Cusano, che è sempre qui in questo spazio, in uno dei tanti spazi verdi dell'Università Niccolò Cusano, proprio a leggere un libro sulla panchina, come fa ogni giorno per tenere anche compagnia agli studenti che vengono qui in questo chiostro presente proprio al centro del nostro campus. Ben ritrovati in questo appuntamento dove raccontiamo l'attività appunto della nostra casa editrice, la Edi Cusano, e ovviamente abbiamo il piacere di presentare un libro interessante e importante anche nel contesto politico-economico che stiamo attraversando, perché si intitola Elementi di storia del pensiero economico ed è scritto appunto da un docente dell'Università Niccolò Cusano, il professor Gabriele Serafini, che vedete qui accanto a me, ben trovato. Grazie, buongiorno, grazie. Allora professore, lei ha competenze sociologiche, storiche, qui diciamo c'è racchiuso un po' tutto nella storia del pensiero economico. Dicevo, la grande attualità della storia del pensiero economico, che è tornata, come dire, ha fatto il suo ingresso appunto anche nel dibattito odierno, perché sentirà anche lei evocare le teorie keynesiane che adesso sono di gran moda. C'è un marxismo di ritorno, potremmo dire, per una critica che viene mossa al sistema capitalista. Siamo in tempi di crisi, quindi il dibattito economico è quantomeno vivace, e questo può essere uno strumento anche, come dire, per mettere in ordine i ragionamenti che si fanno in questo periodo. Beh, sicuramente sì, è uno strumento di natura divulgativa, quindi presenta le teorie economiche, anche quelle degli autori che lei ha citato, quindi due fra i maggiori critici del sistema economico e ovviamente anche del sistema economico capitalistico, quindi coloro i quali effettivamente spesso in periodi di crisi vengono rievocati. Vengono ripresi e quindi non soltanto rievocati, e anche i provvedimenti che spesso sono all'ordine del giorno o sui quali ci si accapiglia anche in termini politici spesso hanno come riferimenti teorici proprio Keynes, Marx oppure i loro avversari di allora, che sono anche gli avversari di oggi. Allora, ovviamente il pensiero marxista è un po' estremo, viene rievocato forse anche quasi come una provocazione. Quello keynesiano invece viene rielaborato, insomma viene riaffrontato, ripreso in esame anche seriamente anche da esponenti che fanno parte di questo governo, ma in generale come appunto elemento di struttura critica a quella che può essere una fase di incertezza economica. Cos'è che secondo lei caratterizza il pensiero keynesiano, perché ovviamente ne parla nel libro, e che può essere ovviamente di interesse per quella che è la fase contemporanea della nostra economia e della nostra società? Ma diciamo che uno dei maggiori approdi teorici di Keynes è stato quello di determinare un modello di sistema economico che abbia un certo equilibrio con sottooccupazione, cioè sarebbe a dire non un sistema che stia in disequilibrio, ma che possa stare strutturalmente ad un livello di sottooccupazione delle risorse disponibili. E questo è un po' il problema che spesso viene evocato anche quando si tratta ovviamente di disoccupazione giovanile, di povertà e quindi di disuguaglianze, cioè un sistema che può perpetuarsi anche in questo modo. Ovviamente secondo Keynes, dato che il sistema poteva strutturarsi in questo modo, ci sarebbe stata la necessità, così come poi effettivamente si è realizzato dopo gli anni 30, quando lui l'aveva ideato, ma certo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, un intervento dello Stato per risistemare, per spingere, per innalzare i livelli occupazionali. Ovviamente poi con tutti i problemi anche di crescere il debito pubblico che abbiamo avuto, sui quali insomma ovviamente nel libro non entriamo, perché è un libro prevalentemente di storia del pensiero assolutamente, e non delle conseguenze. Però, appunto, dirette. Come vedete, insomma, sto cercando di stimolare anche il ragionamento di chi osserva la nostra intervista, perché ovviamente poi alla fine, al di là della declinazione politica, la struttura del pensiero cardine è quella contenuta in questo libro, poi ognuno se la interpreta ovviamente come vuole. Diciamo che al giorno d'oggi ancora c'è un grosso dibattito economico sottostante al dibattito politico, cioè si confrontano effettivamente dei modelli economici al di sotto dei modelli teorici di tipo politico, quindi siamo ancora intervento dello Stato sì o no, l'intervento dello Stato che è produttivo di un accrescimento oppure di un asservimento produttivo progressivo, è meglio lasciare il mercato più libero o con delle poche regole e che si autoregola, oppure
è necessario l'intervento dello Stato per aumentare i livelli di occupazione e di produzione. Ecco, questi grossi impianti teorici sono ancora a fondamento dell'impianto politico, non per un'arretratezza politica, ma perché sostanzialmente tutti i modelli economici che vengono ideati poggiano ancora all'interno di questa dicotomia, cioè Stato, mercato, qual è il ruolo dello Stato, qual è il ruolo del mercato. Siamo ancora all'interno di questo dibattito. Certo. In questo senso un libro divulgativo fa un po' chiarezza anche fino ai giorni nostri su quali sono le teorie in campo. E questo libro si chiama Elementi di storia del pensiero economico, scritto dal professore Gabriele Serafini dell'Università Niccolò Cusano, edito appunto dall'Edicusano. Rimaniamo ancora con lei, professore. Nell'introduzione lei precisa che si occupa in questo testo degli economisti che fanno parte del pensiero mercantilista. Cosa si intende per pensiero? Si intende un po' uno dei cardini del pensiero economico precedente ad Adam Smith, quindi siamo intorno al XVII secolo più o meno, fra XVII e XVIII secolo, che vennero definiti proprio mercantilisti, o meglio il pensiero del mercantilismo, così proprio da Adam Smith, il quale, guardandosi indietro, capì che ci sarebbe stata necessità di superare un certo pensiero che era fondato sulla nazione e quindi sulla necessità di l'opportunità di arricchirsi commercializzando, quindi tramite il commercio, ecco perché vennero definiti mercantilisti, con l'estero. Certo. E ritenendo che il guadagno mio fosse necessariamente una perdita altrui e quindi che ci si dovesse arricchire soltanto nel commercio con l'estero, mentre secondo Adam Smith bisognava affrontare un passaggio paradigmatico teorico che sarebbe stato costituito sì, dalla necessità di lavorare per produrre, quindi la produzione aumenta mediante il lavoro e non mediante il commercio. Questo è il grosso passaggio teorico che ha fondato la scienza economica. Molto interessante. Le faccio un'ultima domanda. Gli economisti che ha trattato, raccontando la storia, il pensiero, i dettagli anche biografici che ovviamente hanno la loro influenza sul loro pensiero, c'è secondo lei un economista che in fondo è stato un po' sottovalutato e che avrebbe meritato, come dire, maggiore attenzione dal suo punto di vista? Ma di quelli che cito io non tanto, perché effettivamente faccio un volo d'uccello sui maggiori, su quelli veramente più importanti. Diciamo che forse gli ultimi sono da un lato quelli che hanno preso anche il Nobel nel 2002, sì, quindi coloro i quali sono occupati dell'economia comportamentale, della psicologia abbinata alla scienza economica, e forse diciamo che loro ancora non hanno dispiegato completamente i loro effetti nella società, cioè la comprensione di come sistematicamente non siamo razionali e che cosa significa comportarsi utilizzando delle strategie di comportamento, delle strategie di pensiero che poggiano anche sulle strategie di comportamento altrui. Quindi sostanzialmente capire che la nostra limitatezza da un punto di vista della razionalità poggia anche su una condivisione delle idee da parte di altri, e quindi in questo senso l'essere inseriti in una società è fondamentale per capire appunto anche le dinamiche di ciascuno all'interno di una società. È quella branca adesso del pensiero economico che fa riferimento anche agli aspetti comportamentali individuali psicologici, certo, vero? Sì, perché non è soltanto individuale, ma comincia a essere compreso come il comportamento individuale sia determinato anche dal comportamento del gruppo di appartenenza e quindi di come effettivamente gli individui sono già immersi e nascono immersi all'interno di una società. Ecco, questo secondo me è uno degli approcci che è studiato già da decine di anni, che però ancora fa fatica a arrivare a livello anche economico, della vulgata economica e quindi politico, e impadronirsi diciamo anche delle politiche economiche e industriali che possono essere realizzate. Allora, se prima c'era la politica e poi arrivava a distanza l'economia, anche questo è un dibattito contemporaneo, certo. Oggi politica e economia viaggiano su binari paralleli, di questo se ne discute perché qualcuno dice la politica dovrebbe avere un ruolo predominante, altri dicono no, ormai il gioco è fatto, è l'economia che determina le scelte politiche, ma su questo ci interrogheremo un'altra volta. Lei che ne pensa? Diciamo che da questo punto di vista la nostra scienza in Italia assume ancora il nome di economia politica, quindi siamo agevolati. Questa è la storia del pensiero economico, questi elementi di storia del pensiero economico del professor Gabriele Serafini, che come dire è il terreno di base per cercare di capire la grande protagonista del dibattito attuale, non solo a livello politico, non solo a livello di informazione, che è appunto l'economia.
interna e globale, come si ama definire oggi. Grazie professore. Grazie a lei. Grazie.